Alessia, una delle protagoniste di Temptation Island, starebbe male. La sua esperienza in TV con Lino ha lasciato il pubblico senza parole. E anche l'ultimo falò di confronto si è spento, portando anche per quest'estate la chiusura di Temptation Island, che come sempre lascia una scia di sconcertamento e indignazione per le relazioni tossiche, che ha raccontato. Nessuna coppia è passata inosservata, tutte hanno messo in bella vista i propri scheletri nell'armadio, ma quella che ha sicuramente lasciato il segno corrisponde ad Alessia e Lino. Quest'ultimo ha superato ogni tolleranza del mondo delle relazioni amorose, dopo aver deciso di uscire con la single Maika. Cosa è successo ad Alessia e Lino dopo un mese dalla rottura? Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono sbarcati a Temptation Island per mettere alla prova la propria relazione. I due napoletani si sono immediatamente trovati in due viaggi diversi, Lino prontissimo a godersi la sua temporanea libertà lasciandosi andare a corteggiamenti da vacanziero euforico pronto a tutto. Anche pronto eventualmente ad innamorarsi di nuovo. Cosa che ovviamente non è piaciuta ad Alessia, che ha assunto un atteggiamento molto più riflessivo e tranquillo. Per dirla alla Lino, si è comportata nuovamente da moscia. Lino infatti si è lamentato di questo, descrivendo la sua ragazza poco incline ai complimenti e restia, se vogliamo vederla da un punto di vista esterno, ad alimentare il suo ego. Alessia, che moscia in realtà non lo è sembrata affatto, dal canto suo vedendo la piega presa dal fidanzato, ha iniziato a chiedere falò di confronto a raffica. Tutti rifiutati da Lino, perché impegnato ad amoreggiare con Maika. Alla fine Lino sceglie di stare proprio con quest'ultima, la quale a contratto concluso lo avrebbe pure piantato in asso. Alessia giustamente ha deciso di lasciare il programma separatamente e oggi a distanza di un mese tutti si chiedono come sia andata a finire. Ovviamente tutti temono che Alessia alla fine abbia perdonato Lino e che siano tornati insieme. Sarebbe la sconfitta di quella platea di donne che non vuole sottostare ai capricci di uomini che per sentirsi tali hanno sempre bisogno delle rassicurazioni di chi gli sta accanto, giocando al contempo e Casanova, per dimostrare di essere sempre attivi, invincibili e duri. Le prime indiscrezioni mostrano un quadro poco piacevole. Un post di Deianira Marzano condiviso sulle sue storie, racconta che Alessia si sarebbe sentita male per il suo ex fidanzato, ma che ancora non l'avrebbe incontrato. Una situazione che se da una parte lascia un po' di speranza, non si sarebbero ancora incontrati. Dall'altra fa emergere la preoccupazione per Alessia, che sebbene non ci siano dettagli ulteriori su questo presunto malessere, potrebbe cedere da un momento all'altro ad una riconciliazione? Dicono che Alessia stia male per Lino e che non si siano ancora incontrati. Queste le parole impresse su uno screenshot che l'esperta di gossip ha lanciato nei social. Sicuramente c'è da aspettarsi ancora molto su questa coppia.